Buonasera, eccomi qui nuovamente per la seconda parte del video riguardante la sega da fondamento Sheppack PL, no LP, Pisa Livorno, PL, Pisa Livorno 55, dove 55 è evidentemente riferito alla profondità massima di taglio senza l'uso del binario. Il binario gli toglie svariati millimetri. Ecco. L'ho già menzionato nella prima parte del video, lo ridico nella seconda parte. Avrei gradito che la scala graduata, che qua mi riporta la profondità di taglio che ho impostato, fosse relativa all'utilizzo col binario, visto che questo tipo di attrezzo viene praticamente sempre usato col binario. Mettermi solo la profondità senza binario sembra un mezzo passo falso, ma attenzione. Questo non lo fa solo questo costruttore, l'ho visto anche su prodotti di altre marche. Detto questo, io ho cambiato il disco rispetto alla prima parte del video perché voglio farvi la prova di tagliare un pezzo di nobilitato, un pezzo di truciolare melaminico qua. Questo è il disco originale con 24 denti, con questo non taglierete truciolare o nobilitato, quello che volete, con una finitura decente perché riuscirà male, verrà fuori tutto con dentini, non va bene. Questo potete tenerlo in disparte per tagli grezzi, per tagliare massello, per tagliare perline, tre strati di abete, quello che volete, ma certamente non lo potrete usare per quello per cui immagino che avrete comprato principalmente, per il motivo principale per cui avrete comprato questa macchina, cioè tagliare i laminati, tagliare i melaminici, tagliare i nobilitati, tagliare quello che volete. Questo è il disco in dotazione, l'unico che trovate già montato e lo mettiamo via. Ho messo su un Bosch con 48 denti, va bene? Questo lo mettiamo via, lo mettiamo qua. Un'altra cosa che volevo farvi notare, visto che chi ha visto, una persona che ha appena visto la prima parte del video, mi ha detto: sono rimasto stupito che questa macchina abbia il coltello divisore, mentre una affondamento che io ho a disposizione non ce l'ha, di un'altra marca, non ce l'ha. E adesso allora glielo mostro meglio, onde a scanso di equivoci, perché magari uno si può anche sbagliare, no? Eccolo qua. Vedi? Il coltello divisore c'è. E bisogna tenerne conto quando si compra un disco nuovo che non sia più largo, più grosso, come si può dire, del coltello divisore, perché altrimenti il coltello divisore perde la sua funzione, perde la sua efficacia. Il coltello divisore deve essere dello stesso spessore del disco se vogliamo che funzioni. Bene, allora io qua adesso ho il mio binario da 70, visto che taglierò un pezzettino stretto di melaminico, truciolare, e dopo vi mostro come è riuscito il taglio. Va bene? Mi sono messo un po' storto perché sennò non riuscivo a morsarlo. Vabbè, intanto vi mostro la scorrevolezza della macchina sul suo binario. Tranquilla, zero problemi. Giochi laterali non ne ha praticamente, perché ho regolato, come vi dicevo nella prima parte del video, questo manettino, chiamiamolo così, e quest'altro che gli permette di fare in modo che le parti che stringono su questa parte siano, si vede, sì, siano collimino perfettamente. La faccio sentire accesa. Adesso faccio un taglio e vi mostro il risultato con un disco Bosch da 48 denti. Attenzione, essendo un pezzo così piccolo, sotto ho messo un morsetto. Vedete che qua ne ho uno. Dopo farò un videino breve apposito su questi morsetti. Sotto ce n'è un altro. Perché quando ho pezzi grandi riesco anche a fidarmi della spugna sotto che abbia la sua tenuta. Se ho pezzi piccoli così, io metto uno o anche tutti e due i morsetti. Adesso smontiamo qua, slittiamo qua e vi mostro
dei dentini. Il taglio è riuscito indubbiamente migliore rispetto a quello che riuscirebbe ad una normale circolare manuale, ma con una sega ad affondamento di livello superiore, di livello nonobistico, questi dentini non ci sarebbero, ve lo dico perché lo so, perché ho usato anche altri modelli superiori. Ora però cosa succede? Che qualcuno mi dirà, hai scoperto l'acqua calda, uno strumento, una Festool da 600 euro funziona meglio di una Shepak da 160 euro. No, è che io vi devo dire, non illudetevi che questa faccia il lavoro di una Shepak. Perché? Perché magari qualcuno dice, vabbè, costa meno, durerà meno, però il risultato sarà più o meno uguale, semplicemente non potrò usarlo 8 ore al giorno. No, la differenza non è solo questa. La differenza è anche nel risultato vero e proprio. Eccolo qui. Ve lo mostro, lo vedete voi. Si vede? Sì. Ci sono vari dentini, che dopo, vabbè, con una passatina di una leggera spigolatina di carta vetrata spariscono, ma con altre marche diverse questo non succede, marche superiori. Succede con tutte le altre marche hobbistiche. Io ho provato un altro marchio hobby di sega da fondamento ed è capitato altrettanto. Anzi, quella era anche più economica di questa. E dopo ne ho usato di un paio di marche professionali e questo non è successo. A parità di disco, io questa l'ho provata anche con un disco Festool, lo stesso disco che ho usato su una Festool, su una sega da fondamento Festool, lo stesso disco l'ho usata su questa. I risultati sono diversi pur avendo lo stesso disco. Perché? Perché ci sono quei micro giochi nella costruzione che non gli permettono al disco di stare perfettamente fermo, perfettamente immobile come la spada nella roccia che ti permette il marchio professionale. Boh, faccio un altro taglio, tanto per farvi vedere ancora, perché sennò tanta chiacchiera, un taglio solo non va bene. Facciamo un altro taglio anche senza disco, anche senza binario, voglio dire. Io adesso l'ho tenuta con una mano sola, non fatelo, è perché in questa situazione era necessario, ma normalmente io mi tengo con tutte e due le mani. Eccola qui. Eccola qua. E attaccatela ad un aspiratore. Facciamo un altro taglio e dopo passiamo alle conclusioni. Costa sui 160-170 euro, almeno così costava un paio d'anni fa. Può essere salita molto facile, magari può essere anche scesa, chissà. Non ho visto i prezzi ultimamente. Pro e contro. Costa poco, è completa. Questo è il pro. Il contro, ve li ho detti nella prima parte, i binari hanno varie criticità. Bisogna comprarci una coppia di giunzioni. Bisogna smussare tutti gli spigoli se non vi tagliate una mano. E ce n'era un'altra. Sì, ecco, l'altra era che appunto smussare è servito non solo per non tagliarsi, ma anche per evitare il saltino. Il saltino, essendoci una sola giunzione, questo permetteva alle due parti di non essere pareggiate, quindi passando sopra con la macchina proprio nella giunzione si incantava, si fermava. E quando uno sta lavorando con un disco che gira a quella velocità e che è pericoloso, non può permettersi di avere incantesimi qua, aspetta, tira, torna indietro, perché è pericoloso. Cioè, è strano, mi sembra strano che Shepak abbia messo una sola giunzione. Voglio immaginare che era un difetto, cioè questa volta l'operaio ne ha buttata dentro solo una anziché due. Comunque me ne sono comprato, come vi avevo spiegato, no, è nell'altra parte. Eccolo qua, questa e questa. Ne abbiamo comprato un altro paio, eccola qua, ne abbiamo comprato un paio di giunzioni e così ha risolto la questione. E a chi è rivolto? È rivolto all'hobbista. Il
professionista che ha bisogno a volte di fare dei tagli veramente perfetti non può avere come prima macchina questa. È meglio che ti compri Festool, Makita e macchine professionali. In quali casi questa va bene al professionista come seconda macchina? Se tu, per esempio, spesso quando sei in giro o dal cliente hai bisogno di fare anche tagli meno precisi, allora potresti averne due: quella buona per tutti i laminati, per tutte le inobilitati e quant'altro, e quella un po' meno buona per fare tagli sì precisi, ma un po' meno, ma non così pregiati, ecco, non tagli così perfetti. Quindi, se su questa ci metti un disco da 48 denti, come abbiamo fatto noi, e la usi così, sempre mettendo da parte il disco originale, perché con 12, cos'era, 24 denti non ci fai molto, va bene. Quindi se te ne porti dietro tutte e due, non devi neanche stare lì a cambiare disco, o ancora peggio, a usare quella bella, la pregiata, la Festool, per dirti, per fare tagli di seconda fascia. Quindi usi la Festool per dire, adesso faccio un esempio, per tutti i tuoi tagli perfetti, per i tagli meno perfetti, per i tagli secondari, usi questa, e così non sciupi la Festool, fra l'altro. Quindi, ecco, come seconda macchina la vedo adatta ad un professionista. Per il resto, come unica macchina, non la vedo adatta ad un professionista, e la vedo adatta solo ad un hobbista. Hobbista però che deve sapere da prima, e io ve lo sto dicendo, che i tagli non saranno perfetti come quelli che il suddetto hobbista ha visto fare all'artigiano vicino a casa sua con una macchina di tutt'altro livello. Bene, a me sembra di aver detto tutto. Qua ve la mostro per l'ultima volta. La macchina comunque è promossa, secondo me. Per l'uso che bisogna farne, la macchina va bene. Come seconda macchina va bene. Non dico, non scoraggio l'acquisto. Solo voglio contestualizzare il fatto che non è idonea per lavori perfetti. Ecco, meglio essere chiari. Bon, smonto qua, così diamo un'occhiata anche al taglio che ha fatto su questa parte. Eccolo qua. Eccolo qui. Eh sì, i dentini ce ne sono, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Bon, metto giù, mi sembra di non aver altro da dire, se non che ringraziarvi per avermi seguito anche in questo doppio video riguardante la Shepak PL55. E ci vediamo nel prossimo video, prossimo weekend. Anzi, prima farò un video di pochi minuti su questi morsettini qua. E per il resto ci vediamo nel prossimo weekend, ok? Grazie, ciao.